Novembre è il mese decisivo per la cometa C 2012 S1, meglio nota come ISON. È infatti previsto per il 28 il suo massimo avvicinamento al Sole, alla distanza di 1.200.000 km dalla nostra stella. Riuscirà la ISON a superare indenne questo passaggio, evitando di disintegrarsi ed offrendoci nei giorni seguenti il tanto atteso spettacolo di una chioma brillantissima visibile ad occhio nudo? Anche a poche settimane dal passaggio al perielio c'è grande dibattito tra gli astronomi su quale sarà il destino della cometa. La luminosità, finora mostrata dalla ISON, ha fatto smorzare le aspettative di un transito di eccezionale visibilità qui dalla Terra. Tuttavia, le osservazioni compiute anche recentemente dal telescopio spaziale Hubble confermano che il nucleo della cometa, seppur più piccolo di quanto inizialmente stimato, è ancora intatto. E se rimarrà tale dopo aver sfiorato il Sole, potrà senz'altro alimentare una quota imponente e molto brillante. Per seguire la posizione della cometa nelle prossime settimane, questa animazione indica la traiettoria della ISON giorno per giorno nel mese di novembre. La simulazione mostra come la cometa potrà essere osservata con sempre maggiore difficoltà prima dell'alba, bassa verso est. Per il vero show, se ci sarà, dovremmo attendere dicembre. Consigliamo a tutti di non cercare di osservare la cometa, specie nei giorni prossimi al perielio, quando il sole è sopra l'orizzonte, né ad occhio nudo o peggio con uno strumento come un binocolo o un telescopio, senza protezioni e filtri certificati per evitare il rischio di danni permanenti agli occhi. Lasciamo ora la cometa Ison e diamo uno sguardo al cielo che potremo ammirare, nuvole permettendo, nelle notti di novembre. Verso est si stagliano le costellazioni del Toro e dell'Auriga. Più in basso Orione, i Gemelli, il Cancro e il Cane Maggiore con la brillante stella Sirio. Verso sud è visibile la balena e l'Eridano. Spostandoci verso ovest troviamo Andromeda, il Pegaso e la costellazione dei pesci. Nelle prime ore della sera abbiamo le ultime occasioni per osservare fugacemente le costellazioni che hanno dominato il cielo estivo e che stanno ormai definitivamente scomparendo sotto l'orizzonte: l'Aquila, la Lira e il Cigno. Verso nord, infine, ruotano intorno all'Orsa Minore e alla sua stella polare le costellazioni del Drago, Cefeo, Cassiopea, Giraffa, Lince e Orsa Maggiore. Tra i pianeti, Mercuria ad inizio mese, è in congiunzione con il Sole e quindi inosservabile. Nel corso del mese si allontana velocemente dalla nostra stella, e poco dopo metà mese presenta le migliori condizioni di osservabilità tra le luci dell'alba basso ad est. Venere continua a stagliarsi luminosissimo nelle sere di novembre, verso sud-ovest. Marte continua a anticipare l'orario della sua levata, tuttavia si affaccia sopra l'orizzonte in piena notte. Prima dell'alba lo si può osservare man mano più alto in cielo in direzione sud-est. Anche Giove è ben visibile per gran parte della notte, alto e luminoso. Per tutto il mese transita nella costellazione dei Gemelli. Chiudiamo infine con la Luna che sarà piena il 17 novembre.